complicato, difficile, però ogni anno cerchiamo di arrivare nella maniera migliore possibile a questo appuntamento. Due parole fatemela spendere per una cosa. Voi sapete da dove nasce raccontando, ecco. Fosca da sopra ci guarda e ci sorride perché lei ci ha ispirato, ci ha guidato, ci ha dato la mano a essere qui anche oggi e superare magari anche situazioni in cui non ci andava magari di farlo, però il nostro sorriso è suo, sono qui anche oggi con un bel sole come sempre, per cui parlo per tutte e due perché lei mi guarda così dicendo va bene o non va bene, che bisogna sempre avere l'approvazione. La seconda cosa, ecco, raccontando 11 anni che facciamo un percorso con le scuole che sono diventate un terreno complicato, difficile perché sono pieni di migliaia di attività, tutte sacrosante, tutte bellissime, sono ormai l'unico riferimento spesso per tanti progetti. Raccontando è un po' una cosa un po' particolare, nel senso che c'entra in punta di piedi perché cerca di svolgere un'attività che dovrebbe essere, diciamo così, tra quelle ordinarie della scuola, paradossalmente diventa alle volte straordinaria perché lo scrivere trova sempre meno spazio. Noi continueremo, vedremo in che formula, se la formula sarà la stessa o se sarà modificata, perché siamo convinti che scrivere e leggere continuano a essere due cose fondamentali per il futuro di questi ragazzi. Per quello raccontando continuerà forse una 12ª, 13ª, oppure cambierà pelle, non lo so, non è questo il momento di farlo. Oggi siamo qui per festeggiare chi ha creduto in questo progetto, ai quali vengono ringraziati i dirigenti, i professori, gli insegnanti. Chiaramente chi non partecipa non vince, ovviamente, come chi non gioca la schedina non vincerà mai al totocalcio, una volta si chiamava così. Per cui chi partecipa vince, vince in ogni caso perché riceve i libri. E quindi tutti i vincitori, anche quelli che vengono selezionati, con l'onere pesante della commissione. Qui voglio fare un altro inciso: 11 anni, 11 commissioni differenti. Ogni anno la commissione di raccontando viene cambiata. Ogni anno personale, insegnanti, professori, uomini di cultura si prestano a leggere, e non poco, perché parliamo quest'anno di circa 600 e passa elaborati. Quindi mettono a disposizione il loro tempo per raccontando. Non smetterò mai di ringraziarli, questa probabilmente è veramente la buona scuola, come qualcuno dice da un po' di tempo. Ringraziamenti sono per tutti, per gli amici che ci danno la mano, tipo di Colè, tipo Giunti al Punti quest'anno. E un'altra precisazione, oggi qui, oltre a concorso raccontando che vengono premiati i lavori selezionati, vengono assegnati anche i libri della raccolta che fa la Giunti al Punti per l'anno 2015. Abbiamo unito questi due appuntamenti proprio perché con il sistema bibliotecario ci occupiamo con Giunti al Punti della distribuzione di questi libri, e abbiamo pensato che è un unico appuntamento per racchiudere lettura e scrittura. Per cui